Iachi Stefano Rizzato e Tommaso Mecarozzi. Sognando una lagoa azzurra e magari d'oro, entra nel vivo a Rio il programma olimpico del canottaggio e sono buoni, ottimi i segnali dati dagli armi azzurri. Tre finali centrate su tre per i nostri e in grande stile vincono la loro serie sia il 2 senza a Bagnale di Costanzo sia il 4 senza a pesi leggeri. Ottima la prova anche del 2 di coppia con Francesco Fossi e Romano Battisti che pure potranno aspirare alle medaglie. Per tutti se ne parlerà l'11 agosto e inizia con un buon esordio contro le padrone di casa anche l'Olimpiade del 7 rosa. Per la prima volta in piscina al Maria Lenk di Rio, le ragazze della pallanuoto centrano un largo successo sul Brasile, un avversario ben più che alla portata, eppure un po' sfortunato a dire il vero. Le carioca colgono più volte il palo, ma poi si arrendono soprattutto alla mira di Roberta Bianconi, 3 reti per lei, e risultato finale 9-3. Giornata in chiaroscuro nel nuoto, nel 100 stile male Magnini, fuori, già in batteria e lontano dalle posizioni che contano. È Luca Dotto invece ad avanzare in semifinale con il 10° tempo. Giornata difficile nella scherma e nel judo, fuori ben presto tutti gli azzurri della prova individuale di spada. Fuori Edwige Gwend nel judo 63 kg, resiste solo Matteo Marconcini negli 81 kg, ma dovrà passare dai ripescaggi. E finisce anche l'Olimpiade di due dei nostri pugili, entrambi campani. Nei pesi leggeri Carmine Tommasone esce ai quarti sotto i colpi del cubano Lazaro Alvarez, mentre nei welter è la sfortuna a rispedire a casa Vincenzo Mangiacapre, che pure era avanzato fino agli ottavi di finale, ma è stato costretto al ritiro da una frattura allo zigomo. Le leggende nello sport sono fatte di sudore, sacrificio, fatica, cadute e risalite. Federica Pellegrini nella sua carriera ne ha passate tante. Ha visto generazioni di nuotatrici sbocciare e poi scivolare via. Lei invece c'è sempre, infinita. A 28 anni, alla sua quarta e molto probabilmente ultima Olimpiade, in cui è stata anche portabandiera azzurra, c'è l'appuntamento che più di sempre conta. Andare a medaglia ed essere l'unica nella storia a farlo in tre diverse edizioni dei giochi nei 200 stile libero.